Buongiorno a tutti, sono sempre Victor Laszlo 88. Prima di iniziare con il video di oggi, vi ricordo che sono aperti gli abbonamenti al canale. Basta cliccare il pulsante abbonati a fianco a quello per iscriversi, sia entrando nel canale che sotto al video, vedete il mio nome con i due pulsanti, e scoprirete quali sono i vantaggi. Voglio ringraziare tutti quelli che si sono abbonati in questi giorni. In descrizione trovate anche l'elenco degli abbonati producer, abbonati a livello 4. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno sottoscritto un qualunque livello di abbonamento. E proseguendo, vi ricordo che ho un podcast che viene aggiornato tutti i giorni, tranne quando proprio non riesco a registrarlo. È capitato settimana scorsa che non si è riuscito a farlo un paio di volte, ma cerco di dargli una regolarità. Si parla di cinema, lo trovate su Spotify e il link è per l'appunto in descrizione. Poi vi ricordo la mia affiliazione con Disney Plus, trovate il link che vi manda alla homepage del sito, dove potete fare la prova gratuita di 7 giorni. A voi non costa nulla, se la fate mi date un supporto, e comunque Disney Plus è molto interessante. Peraltro oggi è martedì e ieri hanno caricato Star Wars Episodio 9, l'ascesa di Skywalker, che a me non è piaciuto, però comunque magari qualcuno l'aveva visto, vuole recuperarlo, lo trovate su Disney Plus. E vi ricordo anche che in descrizione trovate il link personalizzato che mi manda il sito www.pamplin.com, dove trovate un sacco di felpe, scarpe, zaini, magliette, un sacco di altri prodotti a tema nerd. C'è un'offerta su oltre 50 magliette che vi permette di prenderne una 10 euro con un paio di calzini random in omaggio, ma se usate il mio codice Vilaslo la pagherete 8 euro con sempre omaggio. E in generale potete utilizzare il mio codice sconto Vilaslo se fate acquisti inferiori a 50 euro per avere il 20% di sconto, oppure il codice POWER25 per avere il 25% di sconto a fronte di un acquisto superiore a 50 euro. Questi codici non funzionano con la promozione 2x25 e 3x30. Ora, bando alle ciance e iniziamo subito con il video di oggi. Allora, oggi è martedì e il martedì sul mio canale, come sapete, c'è la classifica settimanale. E questa settimana ho scelto di seguire un consiglio che mi avete dato in tantissimi nei commenti alle classifiche precedenti. Io controllo periodicamente i commenti di tutte le classifiche che ho fatto, anche quelli più recenti, perché voglio sapere quali classifiche mi vorreste suggerire per il futuro. A questo proposito, se avete una classifica da suggerirmi, fatelo per l'appunto nei commenti sotto alle classifiche precedenti, perché ho notato che ultimamente, se pubblico una recensione, un video che non è una classifica, ecco che nei primi minuti ci sono solo commenti che sono suggerimenti su video da realizzare circa tutti i film di una saga, tutti i film di un regista, di un attore. Ecco, per cortesia, usate lo spazio apposito per evitare di andare off topic. Però vi ringrazio, perché molti di questi suggerimenti ho deciso che li coglierò per il futuro. E oggi quindi voglio parlare di Harry Potter. Come sapete, la saga cinematografica di Harry Potter ha contribuito a rendere quello che era già un fenomeno molto esteso un vero e proprio cult mondiale. Io sono cresciuto con i libri di Harry Potter, lessi il primo quando avevo circa 12 anni, e è una saga che mi ha accompagnato per tutta l'adolescenza e che ancora in età adulta considero qualcosa di magico in tutti i sensi, perdonate il gioco di parole. Non tutto quello che abbiamo trovato in Harry Potter si può dire perfetto, sia da un punto di vista letterario che da un punto di vista cinematografico, ma non si può negare che per molti di noi sia qualcosa di veramente importante. È una saga che ha abbracciato ben più di una generazione. E recentemente sono usciti anche i film Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, che hanno aggiunto molte informazioni alla saga principale, anzi forse troppe, quindi ho deciso di inserirli in questa classifica. Per cui addentriamoci nel magico mondo di Harry Potter, ricordandoci però che farò spoiler, quindi se alcuni di questi film non li avete visti e non volete sapere niente a riguardo, quando vedete che inizio a parlare di uno di quei film, magari mandate avanti il video, perché tanto metterò le locandine, quindi vi potete orientare con la comparsa a schermo delle locandine di ciascun film, perché per l'appunto andrò molto nello specifico. Per cui iniziamo. In posizione numero 10 abbiamo Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald. Per me è la peggior opera che abbia mai partorito la Rowling circa l'universo di Harry Potter. Allora,
Io capisco perfettamente che zia Rowling a un certo punto si fosse resa conto che alla gente non interessava granché vederle scrivere libri che non avessero a che fare con Harry Potter. È stata al contempo la sua idea più geniale e quella che ha segnato la fine della sua carriera, nel senso che se lei esce dal seminato le vendite crollano. Per quanto a me, ad esempio, il seggio vacante e i romanzi che ha firmato con il nome di Robert Galbraith non fossero dispiaciuti. Quindi che cosa è successo? La Warner sentiva la mancanza della vacca da mungere di Harry Potter e ha proposto a Rowling di creare degli spin-off che però fossero strettamente collegati alla trama che abbiamo visto nei libri e nei film, in modo da creare una sorta di universo espanso, quello che viene chiamato il Wizarding World. Benissimo. Il primo Animali Fantastici e anche questo Animali Fantastici, I Crimini di Grindelwald, sono stati sceneggiati dalla stessa J.K. Rowling. Ora, J.K. Rowling è una scrittrice molto brava, lei è di base una giallista che però ha deciso di utilizzare uno stile molto dal libro giallo per raccontare una storia ambientata in un mondo magico, che poi è il nostro mondo, che contiene tanta magia e che naturalmente viene nascosta tra le pieghe della realtà. Benissimo, è una bella idea, ha creato dei personaggi iconici. Il problema è che non è una sceneggiatrice di base, ma diciamo che con il primo Animali Fantastici e Dove Trovarli non se l'era cavata male, ma avremo modo di parlarne. Con questo l'ha completamente buttata in vacca. Ora, hai Grindelwald, che è un personaggio estremamente affascinante ed effettivamente è riuscito nel film. Johnny Depp è stato molto bravo, è riuscito a non renderlo kitsch, è riuscito a mantenere saldo il comando su questo personaggio. Il problema è che a un certo punto sul finale ci butta dentro Aurelius Silente, che sarebbe Credence, ovvero fratello perduto della famiglia Silente. Completamente a caso, questo chi cazzo è? Possibile che nessuno abbia mai parlato di Aurelius Silente? C'era già Ariana Silente, che era la sorella che tutti dimenticavano, di cui non si era mai parlato prima, ma c'era un motivo. Aurelius Silente, perché? Per quale cazzo di motivo è stato inserito? E non me ne frega niente che alla fine del film c'è la scena con la fenice che si manifesta in Silente, che all'improvviso fiammeggia nell'aria. Io quando ho visto quella scena ho pensato, ma chi cazzo è Aurelius Silente? E molti dicono, sì, ma probabilmente è semplicemente Grindelwald che vuole retire Credence. No, perché ragazzi, il film finisce con quel cliffhanger. È proprio anticlimatico, è contro ogni regola di sceneggiatura rendere un colpo di scena qualcosa che di base è una cacata. Non è più un colpo di scena. Tutto quello che hanno mostrato nel film porta a pensare che Credence sia realmente Aurelius Silente, non è che è Grindelwald che glielo fa credere. E se nei film successivi a quelli che devono ancora uscire, sarà così, molto semplicemente ci avranno messo una pezza, perché da un punto di vista di grammatica della sceneggiatura ci sono tutti gli elementi che ti fanno capire che quello che ti stanno dicendo è la realtà. La realtà in un film la puoi cambiare, ma il pubblico se ne accorge. È un film che io ho trovato assurdo. Little Strange inutile come un lecca lecca al gusto di merda. Io veramente non capisco come sia possibile, ma veramente come cazzo sia possibile che abbiano inserito un personaggio che nel primo film sembrava cruciale, una strega che fa parte della famiglia delle Strange, che poteva essere connessa al discorso Bellatrix e bla bla bla, che per amore del cielo non c'è in quel film Bellatrix per ovvi motivi anagrafici, ma potevano dirci di più sulla famiglia delle Strange, ma no, assolutamente no. Avevano bisogno di renderlo un mero interesse romantico di Newt Scamander, che poi crepa come una stronza, così. Va bene, è interpretato da Zoe Kravitz, che è brava, sì, ma il personaggio è scritto veramente male, ma poi è pieno di cose che non funzionano. È un film
rotto. E quello che mi sta dando fastidio della Rowling ultimamente è che non vuole ammettere di star facendo cazzate. Crea Aurelio Silente, voi non avete capito cosa intendevo fare, e piagnucola. Fanno lo spettacolo teatrale Harry Potter and the Cursed Child con Hermione, interpretata da Noma Dumezweni, con tutti che dicono scusate, ma perché è stata scelta un'attrice di colore per interpretare Hermione? Lei subito, io non ho mai detto che Hermione fosse caucasica, quando in realtà ha sempre lasciato intendere che lo fosse, non c'è neanche bisogno di dirlo, e soprattutto in tutte le illustrazioni è sempre stata caucasica. Cioè, il punto è, perché devi scegliere un'attrice di colore palesemente, mossa palesemente, creata per fare scalpore, che non è neanche qualcosa di rispettoso nei confronti dell'attrice, tra l'altro, che tu la scegli per fare scalpore, scegliela perché è brava, porca puttana, no? E Noma Dumezweni è brava, in effetti, per un personaggio che è sempre stato caucasico, non ha proprio senso, non ha senso questa cosa. Quindi, e lei si è messa a fare la paracula, quindi anche con Aurelio Silente ha paraculato parecchio, no? Ma voi non capite, qui e lì. Sta di fatto che il film non ha incassato quanto avrebbero voluto, e il terzo è stato rimandato ben prima che si palesasse la situazione riguardante il coronavirus. Quindi trovo veramente assurdo che abbiano sputtanato quella che poteva essere un'ottima saga, che era partita molto bene con il primo capitolo. Quindi io davvero non riesco a comprendere perché abbiano fatto una cosa del genere. È pieno di nonsense. E francamente io quando lo vidi rimasi veramente molto male, perché non mi sembrava vero che avessero portato questo secondo capitolo su lidi tanto assurdi. Poi Albus Silente, interpretato da Jude Law, che non si comporta da Albus Silente, sembra effettivamente un banchiere. Io ero il primo a dire vabbè, ma vediamolo nel film, insomma. Tutti si erano incazzati quando avevano visto Albus Silente, che per l'appunto indossava abiti babbani e per giunta eleganti. Io ho pensato, magari diventerà eccentrico più avanti, non lo so, ma il problema è che proprio non si comporta come ci si aspetterebbe da Albus Silente. Poi il fatto che rendano un po' più palese il rapporto d'amore tra Grindelwald e Silente, che c'era stato anni prima, quello mi era piaciuto assolutamente. Finalmente lo rendono manifesto. La Rowling ha sempre detto, ma era abbastanza palese in realtà. Il problema è che proprio quell'informazione sul finale assurda, e poi ad esempio Nagini, che si scopre che è un nagano, che è praticamente ha una maledizione che la trasforma in serpente, e più va avanti più fa fatica a tornare alla sua forma umana. Anche qui, ma da che cazzo di cappello a cilindro l'hai tirata fuori questa cacata? E lei, la Rowling, no, il Nagini viene da Nagano, che è una popolazione che nella leggenda aveva la capacità di trasformarsi in serpente, bla bla bla. Sì, va bene, siamo d'accordo, può essere che tu ci abbia pensato, ma il problema è che tu hai scritto i libri in modo che questa cosa non fosse possibile da raccontare in un eventuale prequel, perché salta fuori adesso che Nagini non solo è la compagna di Voldemort, fedele, ma è anche un ex essere umano. Peraltro, se tu vedi Nagini, ok, è una ragazza dolcissima che vede il buono in Creeders nonostante non riesca a arginare il suo terribile potere, la sua frustrazione. Come c'è arrivata a diventare il serpente mostruoso fedele a Voldemort? Cioè, seriamente, uno dice vabbè, ma va a vedere come va avanti la storia. No, d'accordo ragazzi, ma proprio è proprio tutto sbagliato. Qui non si tratta di vedere come va avanti, qui si tratta proprio di tradire ciò che tu stessa hai raccontato, parlo della Rowling, e di far finta che non sia successo niente. Ma no, vedrete un cazzo. Cioè, qui proprio per come tutto è raccontato, qualunque cosa io vedrò da qui in avanti, se ci sono cambiamenti, non potrò fare a meno di pensare che è una pezza che ci hanno messo, punto. Basta. Ma poi anche il personaggio della sorella di Porpentina, che così all'improvviso decide di seguire Grindelwald e di abbandonare Jacob, loro che sembravano tanto felici all'improvviso bisticciano, si mollano, ma che è? Hanno sputtanato tutti i personaggi, il rapporto tra Newt e Porpentina, che secondo me è veramente molto molto molto, ma tanto
raffazzonato. Oltretutto c'è la scena in cui devono giustiziarli, che è semplicemente assurda, con i funzionari che dicono: adesso mettiti qui, dai, non ti senti tranquillissimo, mica che cinismo, cioè quasi contenta di andare a giustiziare una persona, ma porca, non lo so, secondo me tutta quanta l'atmosfera che hanno creato non è quella giusta. Hanno preso personaggi sprecati, hanno inserito personaggi che non avrebbero mai dovuto inserire, come Nagini, come Little Strange, che va bene, mi sta bene che lo inseriscano, che la inseriscano, ma non così, non con questa valenza che serve solo per metterti, anche metterti un minimo di dubbio su chi è il fratello, il bambino perduto, il fratellino, insomma, che poi è Credence. Anche per quello io dico non è un piano di Grindelwald, perché hanno proprio imbastito la cosa di farti sapere, di metterti il mistero di chi sia il bambino di cui parlano, e poi bam, è Credence. Quindi perché orchestrare una cosa? Cioè, il secondo film, se questa è una cazzata, diventa totalmente inutile, perché è finalizzato a presentarti Credence come Aurelius Silente. Quindi di che cazzo stiamo parlando? No, poi diretto in una maniera che, vabbè. David Yates è colui, il regista, che ha iniziato a dirigere i film di Harry Potter dal quinto in poi. Da lì non si sono più spostati. Perché? Perché David Yates non è un bravo regista, secondo me. È fondamentalmente un mestierante che se la cavicchia, e a cui quando la produzione, quando gli chiede salta in alto, lui risponde: ma quanto in alto? Cioè, questo è proprio uno che dice sì a tutto, è uno che fa le cose come vuole la produzione, e non si sono più staccati. Zero. Harry Potter aveva alcuni capitoli che rappresentavano molto lo stile del regista scelto per andare a dei registi scelti per andare a dirigerli. Da quando c'è Yates ha perso ogni tipo di personalizzazione, sono diventati blockbuster, magari anche godibili, ma niente più di quello. E questo un po' mi dispiace, perché secondo me sono cambiate un po' di cose in corso d'opera. E questi due Animali Fantastici, boh, cioè il primo dopo ne parlo, ma quest'ultimo è veramente, veramente terribile. Alla numero 9 abbiamo un altro film di David Yates, ovvero Harry Potter e il Principe Mezzosangue. Allora, va detto che anche il romanzo aveva delle cose che non mi avevano fatto impazzire. Tutte quelle sottotrame romantiche adolescenziali a me non facevano assolutamente né caldo né freddo, anzi le trovavo abbastanza fastidiose. Ma la Rowling non le aveva messe così tanto al centro della storia come ha fatto invece Yates. Sembra Dawson's Creek a Hogwarts. E lo dice uno che Dawson's Creek non l'ha mai sopportato. Lo so, per alcuni ho detto una bestemmia, ma io vi giuro, non sopportavo nessuno dei personaggi. Mi stavano sul cazzo in maniera prepotente dal primo all'ultimo. Pensi di merda in primis. Maledetto stronzo. Comunque, diciamo che Yates qui ha fatto veramente un casotto, anche perché il sesto libro era interessante in quanto ti raccontava la parabola discendente verso la strada del male da parte di Tom Riddle, quindi Tom Riddle che diventa Voldemort, con Silente che mostra a Harry tutti i ricordi nel pensatoio che lui aveva accumulato riguardo Tom Riddle, per ricostruire il percorso, per fargli capire che lui aveva iniziato a creare gli Horcrux, ok? Nel film tutta questa parte è stata quasi completamente tolta, eccezione fatta per la parte di Luma Corno e la parte dell'orfanotrofio. Noi non vediamo la parabola discendente di Voldemort, e questa cosa mi ha fatto incazzare come poche cose al mondo, perché era senza dubbio l'aspetto più affascinante del film. Senza contare che se io non avessi mai letto i romanzi avrei capito immediatamente che Piton aveva ucciso Silente perché glielo aveva chiesto lui, perché nel romanzo Silente si mette ad implorarlo. Solo chi si ricordava la famosa frase "Silente non ha mai implorato a nessuno" aveva capito che c'era qualcosa che non andava. Invece, per motivi che non mi spiego, nel film l'hanno voluto rendere estremamente palese. La rivelazione di chi sia il principe mezzosangue, ovvero Piton, non ha l'impatto che ha nel libro. È come se
avessero letto il romanzo, avessero detto guarda, sì sì, lo mettiamo in scena così, tagliamo qualcosa e tagliamo tutto. Era veramente terribile. E voi direte, ma se ti ha fatto così schifo, Victor, perché non è nell'ultima posizione? Perché per quanto abbia stravolto molte cose, quantomeno non introduceva per la prima volta personaggi che non avevano senso di esistere. Quello che è successo con Animali Fantastici è grave perché non lo ha fatto un regista o la produzione, l'ha fatto la Rowling a se stessa, l'ha fatto alla sua opera. È la Rowling che ha sceneggiato un film in cui deliberatamente ha voluto inserire dei personaggi che non c'entravano un cazzo e soprattutto in cui ha sminchiato completamente la sua stessa continuity. E allora in quel caso mi incazzo, perché mi viene da dire, ma porca vacca, un conto è un regista supportato da una produzione che non capisce un cazzo, che fanno un casino e vabbè. Ma che sia l'autrice stessa a fare questo alla sua opera, no, io questo non l'accetto. Quindi è per quello che va in ultima posizione. Ma se parliamo dei film di Harry Potter, proprio della saga principale, questo, Il Principe del Mezzosangue, è veramente il peggiore. Sottotrame romantiche inutili, messe in scena malissimo e in maniera ingombrante, e tutta quanta la storia più interessante messa in secondo piano. Cioè, hanno fatto il contrario del libro. La Rowling ha messo in primo piano tutto quello che riguardava Voldemort, la questione del pensatoio, degli Horcrux, e aveva messo in secondo piano le storie adolescenziali dei personaggi, che ci poteva ancora stare, perché quando io l'avevo letto il sesto romanzo ero comunque un ragazzino. E quello che è piaciuto a me di Harry Potter è che i romanzi sono diventati maturi insieme ai primi lettori. Se io ho letto Il prigioniero di Azkaban quando avevo circa, credo, un 13 anni, e avevo apprezzato il fatto che fosse un po' più adulto dei precedenti, era perché quando io ho letto i precedenti, un annetto o due prima, ero effettivamente un attimino più piccolo, più bimbo. E quando sono arrivato al quarto, che entrava proprio in un'atmosfera molto più oscura, molto più cupa, mi è piaciuto perché ero cresciuto ancora e ancora romanzo dopo romanzo. Non è la stessa cosa leggersi tutti gli Harry Potter nel giro di pochi giorni se non si sono mai letti, rispetto a leggerli aspettando anno dopo anno che uscisse quello nuovo. Cioè, qui si parla proprio di un percorso generazionale. Cioè, la prima generazione di lettori è quella che è cresciuta insieme ai romanzi. E quindi a 16 anni magari mi interessavano un po' di più le romance, anche se io non ne avevo, non è che mi avessero dato fastidio, non le trovavo, non mi interessavano più di tanto, però comunque non erano particolarmente ingombranti. Ma alcuni magari sono piaciute perché erano un periodo di tempesta ormonale, quindi ci si ritrovavano. Invece nel film hanno voluto fare qualcosa che privilegiasse le romance, e io questa cosa non me la spiego. Non me la spiego perché non puoi togliermi tutte quelle parti così importanti per poi privilegiarmi delle cazzate che proprio a livello di trama non servivano a nulla, si potevano tranquillamente edulcorare o restringere, e invece no. Quindi Yates qui ha senza ombra di dubbio firmato uno dei peggiori film della saga, ok? E di film non granché di Yates, ne troviamo diversi, ok? Di questa saga. Quindi anche la regia non era niente di che, era una regia, era la regia del mestierante, non era né orribile né notevole, era in bilico. Al numero 8 abbiamo Harry Potter e l'Ordine della Fenice, sempre da Yates. Questo però è il primo film di Harry Potter diretto da Yates, e secondo me lo scarto rispetto al precedente era enorme. Sì, non so perché avevano inserito queste transizioni sulle pagine della Gazzetta del Profeta, con le foto che si muovevano, come se fosse un film in cui si parlava di un qualche scandalo, non si è capito perché. E no, per l'amor del cielo, ve prego, no, mai, no. Cioè, per me è un film, una rottura di coglioni anche questo, nel senso, non è orrendo come i due precedenti che ho di cui ho appena parlato, ma anche qui, dopo il quarto, mi aspettavo qualcosa di più. Anche perché nel quarto film Voldemort, interpretato da Ralph Fiennes, aveva una valenza e aveva anche un modo di fare. Dal quinto in poi Voldemort diventa uno scemo. Diventa veramente uno scemo, non fa più neanche paura, non è più inquietante, non ho capito il perché. E anche qui hanno fatto qualcosa di imperdonabile. Hanno praticamente tagliato tutto il discorso sulla profezia mostrandolo
in maniera piuttosto buttata lì. Peraltro il discorso alla fine tra Harry e Silente, con Silente che gli spiega che lui l'aveva evitato perché sapeva della connessione tra Voldemort e Harry, diventa una cosa senza anima, con Silente che gli parla senza quasi mostrare emozioni. Silente piangeva in quel momento, stava male perché aveva dovuto nascondere a Harry qualcosa di molto grande. Silente nei libri viene mostrato come una persona che manipola Harry e sta male all'idea di doverlo manipolare, ma sa che non può suggerirgli lui come intraprendere il suo percorso, perché è Harry stesso che deve capire come porsi davanti a certi ostacoli. È questo il punto. Non è quel Silente, è il Silente che dice: sì, la profezia, tu uno, due, uccidere l'altro. Perché non l'ha detto? Perché sì. Che cazzo di roba è? È bruttissimo quella scena. È terrificante, cazzo. Cioè, una scena così profonda nel romanzo è diventata una vaccata nel finale del film. Ma quello che mi dà fastidio è che se loro avessero dato a tutto lo stesso spazio, potrei capire, ma anche qui avremmo dovuto renderci conto di stare assistendo all'anticamera di ciò che avremmo visto ne Il Principe a Mezzosangue. La storia di Harry e Cho ha troppo spazio, gli viene data troppa importanza nel film. Sembra, quando non dico che ruota tutto intorno a quello, quello no, ma lì non hanno tagliato una minchia, quasi una minchia, e poi vanno a tagliare le cose veramente importanti, con anche tutta la parte con la morte di Sirius. A me la morte di Sirius nel film non è mai sembrata particolarmente interessante, zero proprio, cioè secondo me è stata messa in scena anche abbastanza male. Però in quel film avevamo una straordinaria Bellatrix Lestrange, perché Helena Bonham Carter era perfetta. Non riesco a pensare a nessun'altra attrice che sarebbe riuscita a interpretare quel personaggio meglio di Helena Bonham Carter, quindi da quel punto di vista assolutamente ho apprezzato. Quindi il film è meno brutto degli altri, degli altri due, come ho detto, non è così orribile, però già lì c'erano delle cose che proprio non mi piacevano. Per amor del cielo, Luna Lovegood l'avevano azzeccata più o meno, Evanna Lynch era stata molto brava, tutta la parte con i Testra non mi era dispiaciuta, la Umbridge l'hanno resa benissimo, Imelda Staunton che l'ha interpretata l'ha resa esattamente come io avrei voluto, fastidiosa, antipatica, bizzarra nel suo comportamento. Quindi alcuni personaggi sono stati azzeccati, ed è per questo che non è un film che va in fondo alla classifica, perché qualcosa di interessante lo hanno effettivamente inserito. Niente da dire da quel punto di vista. La scena iniziale con il dissenatore Dudley non era male, ci riportava un po' le atmosfere che si erano create alla fine del quarto film. Secondo me è un film che peggiora un po' mano a mano che lo si guarda, nel senso che l'inizio sembra interessante, poi vai avanti e vedi delle cose che la questione della profezia è ingarbugliata nel modo in cui la raccontano. L'Ordine della Fenice secondo me non è stato trattato come avrebbero dovuto trattarlo, avrebbero dovuto renderlo molto più importante, anche perché sapete, dà solo il titolo al film e quindi è all'opera, quindi quanto mai potrà essere importante l'Ordine della Fenice, no? Lo hanno accennato, insomma, secondo me da quel punto di vista non hanno fatto un grande lavoro. Anche qua si iniziava ad annusare quell'aria di raffazzonamento che io personalmente non ho apprezzato, devo essere sincero. Però comunque è un film che se rivedo in televisione magari un'occhiata gliela do. Quando l'hanno rifatto qualche settimana fa, gli ho dato uno sguardo e ho pensato, però non era veramente niente di che. Però comunque non è da dire che cambio canale se lo vedo. Era stato un po' uno shock per me all'epoca quando lo vidi, perché si vedeva fin troppo il cambio di regia, e quando ho saputo che il sesto era stato sempre stato diretto da David Yates, e che David Yates avrebbe fatto il 7 e l'8, e che David Yates avrebbe fatto anche Animali Fantastici, io pensavo, ma perché continuano a scegliere questo tizio? Ma cambiate un attimo, perché gli avete dato in mano le chiavi di questa saga, cazzo? Ma lo capite che se gli incassi avevano iniziato a calare a un certo punto era anche colpa di quest'uomo? Ma vabbè, magari mi sbaglio io, ma secondo me David Yates era magari l'uomo giusto per la produzione, ma non l'uomo giusto per il pubblico. Anche perché il quinto romanzo non era quello che a me era piaciuto di più. Dopo un quarto capitolo in cui alla fine Voldemort torna, penso che un po' tutti avremmo voluto
un'opera, un nuovo capitolo in cui Voldemort sarebbe stato al centro dell'attenzione. E per amor del cielo, anche nel film l'idea che abbiano creato un'atmosfera di terrore in cui si dice che Voldemort sia tornato ma nessuno vuole crederci, ma iniziano ad accadere cose strane, ci può anche stare, non mi dispiaceva. Però quando nel romanzo Voldemort avevo visto che Voldemort compariva solo 3 pagine, un po' mi hanno girato i coglioni. Però capisco che la Rowling volesse farti capire quanto ci fosse un clima di terrore. Il problema è che nel film avevano completamente travisato anche questa cosa. Quando Voldemort impossessa Harry, da un punto di vista visivo, è tutto molto scialbo. È Harry semplicemente con la faccia un po' deturpata, che è lì fermo, che parla, quando in realtà i due avrebbero dovuto fondersi come una sorta di essere unico. Capisco che è un film dedicato anche ai ragazzi, però nel quarto avevamo visto cose anche peggiori, quindi magari rendere un po' meglio, mettere in scena in maniera migliore quella scena, non sarebbe stato male. Ed è per questo che dico che Yates non è l'uomo giusto, perché non ha fantasia nella messa in scena. È una messa in scena fredda, è una messa in scena che si affida agli effetti, non c'è niente di suono nella messa in scena, e questo mi dà molto fastidio. Al numero 7 abbiamo Harry Potter e il prigioniero di Azkaban. Allora, prima ho detto che i film precedenti a quelli di Yates avevano una loro personalità, che era quella del regista che li dirigeva, sì. Ma possibile che non esista la via di mezzo? O deve esserci zero personalità o ce ne deve essere troppa, porco cazzo. Perché Alfonso Cuarón, regista d'autore, ha diretto questo terzo capitolo. E il problema è, perché prendere un regista d'autore che vuole fare l'autore e metterlo su una saga come Harry Potter? Non era il suo campo, non era diciamo la sua quella, perché tutti quelli appassionati di cinema dicono: no, il terzo è il migliore, il terzo è bellissimo. Ragazzi, il terzo secondo me non è un gran film, meglio di quelli di alcuni di quelli di Yates, ok, ma da un punto di vista emozionale non mi ha veramente detto nulla. Tra l'altro, secondo me è inconcepibile che dopo 2 film che hanno settato un'atmosfera, che hanno settato anche un certo tipo di messa in scena, tu permetta al regista che subentra di fare completamente il cazzo che vuole. Perché sì, Cuarón è un autore e Cuarón vuole comportarsi da autore, ma non ti puoi comportare da autore all'interno di una saga, al terzo film, cambiandomi visivamente tutto quello che mi ricordavo. Ora, il platano picchiatore in inglese è un salice, adesso non mi ricordo come si chiamava, era Willow, però non mi ricordo il termine, vabbè, comunque era un salice. E nel terzo film è un salice in CGI, va benissimo. Ma allora perché nel primo e nel secondo film il platano picchiatore è un albero spoglio che non sembra un salice, fatto in animatronics? Già che mi cambi questa cosa in maniera così drastica, mi stranisce. Poi, la capanna di Hagrid è dietro alla scuola nei primi 2 film e nel terzo è giù nella vallata. Cioè, capite che io spettatore, che voglio tornare al cinema a vedermi il terzo capitolo di una saga che mi stava piacendo, mi trovo tutti i tratti visivi e distintivi della saga completamente sputanati senza un reale motivo. Ma perché? Ma per quale motivo? Certo, registicamente è superiore. E certo, registicamente è senza dubbio il migliore. Niente da dire. Ha una regia che fa paura. Grazie, è Alfonso Cuarón. Ma a livello di messa in scena, non lo so, anche qui. I dissennatori erano interessanti, ma me li aspettavo un po' diversi. Cioè, io francamente i dissennatori non me li aspettavo come dei mostri che volavano in altissimo, perché nei romanzi non è che ti li avessero descritti così. Però va bene, come messa in scena poteva anche andarmi bene. La prima volta che arriva il dissennatore, in cui vediamo l'acqua che si ghiaccia, l'incontro con Lupin, quello è interessante. L'incontro con Sirius non è realizzato male. Da quel punto di vista Cuarón non ha fatto un brutto lavoro. Registicamente ci sono dei momenti, tipo la scena in cui Sirius e Harry sono sul lago con i dissennatori. Ci sono dei momenti, secondo me, notevoli. Anche la scena con Zia Madge, che si gonfia, che peraltro è l'attrice che interpretava la Trincia Bui, Matilda Semitica, vabbè. Però nel complesso è un film che non mi aveva fatto impazzire. Forse perché già il libro non era tra i miei preferiti, per cui sapevo che la storia mi sarebbe piaciuta fino a un certo punto.
Però, boh, l'hanno anche reinterpretata in maniera piuttosto fedele, in realtà, la questione della giratempo è stata resa abbastanza bene, non capivo perché da quel film iniziamo a vedere i ragazzi che si vestivano sempre di più con abiti babbani, cosa che non mi è piaciuto perché nei due precedenti avevano sempre la tunica, qua invece li vediamo molto spesso con abiti non da maghi, che poi è una cosa che sarebbe stata ripresa anche nei film successivi, sicuramente per permettere ai ragazzi di identificarsi maggiormente nei protagonisti, ok? Però è iniziato massicciamente da lì, quindi non mi ha fatto impazzire, forse anche per quello, non lo so. Non dico che sia un film orrendo, ma è uno di quelli che, pur rendendomi conto che sia ben fatto, non mi è piaciuto relativamente di meno. E ho messo più in alto film che magari non hanno la stessa valenza tecnica, ma che a livello emotivo mi hanno dato un po' di più. In posizione numero 6 abbiamo Harry Potter, Le Doni della Morte, parte 2. Mi è piaciuto meno rispetto alla prima parte perché il finale mi è sembrato molto affrettato, anche se è più dilatato rispetto a come lo vediamo nel libro, perché io sì, amo Harry Potter, ma devo ammettere che il settimo libro, per quanto mi sia piaciuto dal punto di vista concettuale, con l'idea che per sconfiggere la morte devi smettere di temerla, perché di base è quello che fa Harry, lui consapevole di dover morire, accetta il suo destino con serenità, accompagnato dalle ombre delle persone che hanno rivestito un'importanza immensa nella sua vita fino a quel momento. Però sembra quasi che la Rowling, arrivata a 80 pagine dalla fine, si fosse rotta il cazzo di scrivere e volesse farla finita una volta per tutte. Stavo poi tornare anni dopo per rovinare la saga, ma ecco, abbiamo già parlato di quello. Quindi, boh, non capisco il perché avesse ucciso dei personaggi off screen per mostrarci solo i cadaveri dopo, uno dei Gemelli Weasley, Lupin, così, a cazzo de cane, come si suol dire. Però la scena con Piton è qualcosa di spettacolare. Nel film la scena con Piton è ben fatta, devo dire che mentre parlo la pelle d'oca, però c'è la querela storica sul fatto che ci rompono il cazzo per 8 film dicendo che Harry agli occhi della madre, Harry agli occhi della madre, mostrano la giovane Harry Potter con gli occhi castani. E allora andate a vedere un po' a fanculo, cioè cosa ci voleva trovare una ragazzina che avesse gli occhi azzurri come Harry? Non ha gli occhi della madre questo ragazzo, è un mantra, hai gli occhi di tua madre, gli occhi di tua madre, poi non c'ha gli occhi della madre. E voi direte, vabbè, ma che te frega? Un attimo, è importante sta roba, perché, anche perché è proprio narrativamente importante. Piton dice a Harry, guardami, ok? Prima di morire. Un po' perché vuole che lui sappia quello che è successo realmente, che sappia che Piton non era veramente cattivo, ma che ha semplicemente eseguito gli ordini di Silente per amor di Lily. Ma poi perché vuole che l'ultima cosa che vedrà prima di morire siano gli occhi dell'unica donna che abbia mai amato e che non ha mai smesso di amare. Il punto è che non ti funziona se poi ti fa vedere nel flashback che Lily non ha, che la ragazzina che hanno scelto per far Lily non ha gli occhi del figlio. Non dico che devi prendere uno con gli occhi identici a quelli di Radcliffe, ma uno con gli occhi azzurri, che vabbè, nei libri di Averdi, Radcliffe di azzurri, quello chi se ne frega, ok? Io non sono di quei puristi che dicono ma l'attore non ha gli occhi verdi, ma chi se ne fotte? Basta che però la madre abbia i suoi occhi, se no mi viene meno il senso di quella scena. Però la scena del Severus, dopo tutto questo tempo, sempre, cioè quella è bellissima, anche messa in scena nel film è spettacolare. La battaglia tra Harry e Voldemort, no. Cioè nel senso, capisco che è un film, capisco che devi cambiare qualcosa rispetto a quello che c'è nei libri. I libri sono tutti nella sala grande, tutti in cerchio con Harry che continua a chiamare Voldemort Tom, no Tom, lo fa anche nel film, dice Tom, facciamola finita una volta per tutte, si butta giù dal dirupo, ok, ma ha meno impatto, è più tamarra come scena. Invece lì è lui con calma che continua a camminare in circolo e lo chiama Tom e Voldemort si incazza, come ti permette a chiamarmi con quel nome? Ecco, è molto molto più action come l'ha messo nel film, e soprattutto non ho capito perché Voldemort quando muore scoppia in una miriade di coriandoli. Quella cosa da un punto di vista messo in scena è terribile, anche perché nel libro ti spiegavano che il corpo di Voldemort era stato messo in una stanza da solo mentre tutti gli altri nell'altra festeggiavano.
lo so che un film può e dovrebbe anche essere diverso da un libro, però hanno cambiato delle cose un po' troppo sostanziali. Ho cambiato idea rispetto a quando lo vidi la prima volta. Quando lo vidi la prima volta mi piacque molto. Ragionandoci mi è sceso un po' nella mia classifica ideale, però comunque non è un brutto film. E sì, lo so che di base obiettivamente non vale un'unghia rispetto al terzo di Cuarón, se pensiamo a come è diretto, anche la messa in scena, ma quello mi aveva fatto incazzare per troppi motivi, quindi emotivamente ho preferito questo a quello di Cuarón. Sapete che queste classifiche sono molto personali e tengono più conto delle mie opinioni piuttosto che della realtà dei fatti, o meglio, io tengo conto della realtà dei fatti, ma se io di mio apprezzo di più una cosa che obiettivamente magari è fatta meglio, la metto superiore, perché la metto sopra perché emotivamente mi ha dato di più. Se vedo I prigionieri di Azkaban, la mia reazione è fredda. Se rivedo la parte 2 dell'ottavo film, ho delle emozioni diverse. Per quanto Yates non valga un'unghia di Cuarón, lo so, come regista. Per cui il film alla fine non mi è dispiaciuto, devo dire. Però ad esempio, perché Minus viene semplicemente picchiato in testa e sviene invece di morire soffocato dalla mano che Voldemort gli aveva creato dopo che si era tagliata nel quarto capitolo per farlo risorgere? Non ha senso questa cosa. Voi direte, vabbè, ma è per bambini. Ho capito, ma ammazzano Dobby. Ammazzano Dobby, peraltro hanno dovuto far tornare Dobby completamente a caso, perché nei precedenti film di Yates Dobby non esisteva più. Non l'abbiamo visto nel quinto, anche in quello di Newell, nel quarto non è che si fosse visto particolarmente, si era visto poco, solo quando dava la Gabranchia, cazzo dico, non si era proprio visto Dobby, la Gabranchia la dava Neville, quindi capite che il fatto che togliere quasi completamente Dobby è stata una cazzata, perché lo fai tornare a caso, poi sì, la scena è commovente, ma se il personaggio è meno presente nei film che nei libri, capite che la sua morte ha un impatto diverso. Quindi, non lo so. Tanto non mi pare che fosse nel settimo la morte di... Dovrei dire una cazzata. Mi pare fosse nel... Scusate, nel settimo parte 2, mi pare. Però comunque, vabbè. Però, comunque sì. Diciamo che avevano cambiato un po' di cose. Quindi da quel punto di vista, insomma, non è un brutto film, però pensavo magari, ecco, che avrebbero potuto quantomeno rendere meglio alcune cose. In posizione numero 5 invece c'è Harry Potter e Il Dono della Morte parte 1, che mi era piaciuto di più. Mi era piaciuto di più perché nonostante succedessero meno cose, si erano presi delle libertà che secondo me da un punto di vista cinematografico funzionavano. Quando Harry e Hermione sono nella tenda, rimasti da soli, con Ron che se n'era andato, io avevo trovato estremamente interessante di loro che si mettevano a ballare, proprio amici, in amicizia, non c'è alcun tipo di tensione sessuale, era interessante. Poi tutta la parte iniziale, secondo me non era male come film, devo dire. Era sicuramente meno action rispetto alla parte 2, però Lee Yates ci aveva anche messo dei guizzi registici improvvisi, cioè la scena in cui ballano è realizzata molto bene. Devo essere sincero, molti l'hanno criticata dicendo che non serve un cazzo, invece a me non era dispiaciuto affatto, anzi. Per cui è di base un film che aveva molti momenti che a me erano piaciuti. Poi era il periodo in cui il capitolo finale di una saga si divideva in due parti per guadagnarci il più possibile, perché dopo di quello non avrebbero potuto sfruttarla, poi invece sono diventati dei Animali Fantastici, ma all'epoca ancora il progetto non era definito. Per cui è di base un libro interessante e hanno trattato un po' meglio la questione della giovinezza di Silente, forse meno rispetto a quello che mi sarebbe piaciuto, però non a livello di flashback di Voldemort, quantomeno. Però comunque la questione di Ariane e quant'altro avevano cercato di renderla un pochino meglio. Ho preferito il modo in cui l'hanno trattata, per cui è un film che mi ha dato magari meno da un punto di vista della spettacolarizzazione del tutto, ma mi ha dato tanto da un punto di vista emotivo. Io sentivo la fatica di Harry, sentivo il peso di questo suo destino. Per cui sì, ho apprezzato, devo essere sincero, ho apprezzato la parte con i Seven Potters, quando devono prendere tutte le porzioni di succo, era fatta abbastanza bene, avevano reso bene il tutto. Insomma,
Devo dire che da quel punto di vista il film a me personalmente era piaciuto e mi soffermo di meno a parlarne rispetto al secondo, perché come notato ho avuto qualche lamentela per spiegare perché mi fosse piaciuto di meno rispetto alla parte 1, ma perché per l'appunto la parte 1 per me è stata tutta emotività, niente di più di quello, quindi non sto neanche a soffermarmi troppo. In posizione numero 4 abbiamo Animali Fantastici e Dove Trovarli. Lo so, può sembrare strano che dopo tutto quello che ho detto su Yates io abbia preferito Animali Fantastici e Dove Trovarli rispetto agli ultimi due, film su Harry Potter, le due parti del settimo capitolo. In realtà qua fa tutto l'effetto sorpresa. Nessuno sapeva come sarebbe andata questa cosa, nessuno si aspettava dei collegamenti così stringenti alla saga principale, e poi arriva questo film che è tratto da un manuale che la Rowling aveva scritto anni fa, che però in realtà era un pretesto per raccontarti la storia di Newt Scamander e della guerra contro Grindelwald. E devo dire, l'ho trovato ben fatto. L'ho trovato molto ben fatto. Peraltro nessuno sapeva della presenza di Johnny Depp sul finale, e il colpo di scena sul fatto che il personaggio di Colin Farrell fosse in realtà Grindelwald era importante, perché di base, al di là dell'attore, per tutto il film il villain non era quel tizio, ma era effettivamente Grindelwald. Credence aveva un senso, i bei tempi in cui Credence, interpretato da Ezra Miller, aveva ancora un senso, e tra l'altro quello che succede a Credence è importante, perché senza che te lo dicano in maniera netta, l'Obscurus è probabilmente ciò che era Arianna Silente. Quel potere di Arianna Silente era molto probabilmente quello, cioè lei era un obscuriale. È questa la cosa che ho adorato. Lì era tutta lore che veniva espansa in maniera intelligente. C'erano le scene di Newt che addomesticava gli animali. Sappiamo che Newt Scamander è basicamente l'esventura del mondo magico. Nella scena con, non mi ricordo il nome della creatura, era il l'Erumpent, credo. In quella scena io lì mi aspettavo che lui si mettesse a parlare con il culo, per dire. Però era interessante, il personaggio di Jacob è fantastico, io lo adoro, perché poi ha proprio questa fisicità dirompente, molto corpulento, è un personaggio che ti sta simpatico a pelle. E anche il finale di lui che si inizia a ricordare tutto e in sostanza riconosce la sorella di Porpentina, il rapporto tra Porpentina e Newt Scamander. Insomma, era tutto molto interessante, era il preludio alla storia che volevano raccontare. E già da lì ti rendevi conto di quanto fosse collegato effettivamente alla saga di Harry Potter, perché comunque esplorare la questione di Grindelwald era qualcosa che a me interessava, cioè questa esplorazione era sicuramente richiesta dai fan, anche se all'idea di uno spin-off io avrei pensato di più a, non so, qualcosa sui malandrini, a qualcosa sul primo ordine della Fenice. Però effettivamente noi della questione di Grindelwald sappiamo solo quello che racconta Silente, ma di base non è che sapessimo molto. Sapevamo che il loro scontro aveva portato alla morte di Arianna, ma non avevamo capito effettivamente che cosa fosse accaduto. Ad esempio, nel secondo film c'era quella cosa del patto di sangue, che per me era abbastanza una cacata, però non importa. E sinceramente il film, che era in bilico tra qualcosa di nuovo e qualcosa che si agganciava a quanto già visto, mi piaceva. Poi soprattutto era bella l'idea che si esplorassero anche altre civiltà magiche, si esplorassero le differenze tra la comunità magica britannica e quella americana. Questo è qualcosa che io personalmente avevo apprezzato, devo essere sincero, e che non hanno saputo sfruttare bene invece per quanto riguarda il secondo. La comunità magica francese non è particolarmente ben esplorata, devo essere sincero. Per cui è un film che mi era piaciuto, e anche qua Yates aveva iniziato a mettere un po' più se stesso all'interno del film. Vedevo anche una regia molto più calibrata, molto più ragionata, e questo non poteva che farmi piacere, vi dico la verità, vedere Yates che finalmente maturava un proprio stile.
col secondo poi vabbè, si è rovinato. Però il film con il bravissimo Eddie Redmayne a interpretare Newt Scamander a me era piaciuto tanto. Cioè, io ancora oggi lo riguardo con grande, grande gioia, devo essere sincero. Per cui sì, avevano fatto qualcosa di veramente ottimo con Animali Fantastici Dove Trovarli. Ed era un progetto su cui io personalmente non avrei scommesso niente, neanche un centesimo, perché mi sembrava una cacata. Ma la Rowling aveva sceneggiato bene, Yates era stato bravo, avevamo bravi interpreti per quanto riguarda i personaggi, Farrell mi era piaciuto, Ezra Miller era stato bravo, la Waterstone bravissima, insomma tutti veramente in parte. La colonna sonora con queste sonorità un po' jazz, visto che ci spostavamo dalla Gran Bretagna negli Stati Uniti d'America, interessante. Lo scantinato che sembrava un po' la cantina band in salsa magica mi era piaciuto. Forse c'era stato un leggero abuso della CGI, ma non importa. Poi ragazzi, è in quel film che vediamo per la prima volta lo snaso, che è una creatura meravigliosa, e in generale il concept design delle creature che vediamo era meraviglioso, per cui mi aveva stupito anche da un punto di vista puramente estetico. Al numero 3 abbiamo invece Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo film di Chris Columbus, che era completamente diverso rispetto a quello che sarebbe diventata poi la saga successivamente. Esattamente come il primo libro, era rivolto di più a un pubblico di ragazzini piccoli, no? Ragazzini e bambini. Però era molto bello, aveva una, come posso dire, una aveva un'atmosfera veramente magica. Gli attori erano tutti azzeccati. Per quanto mi riguarda, era fatto tanto ma tanto bene. Nel senso che io sono anche un sostenitore, un fermo sostenitore degli effetti speciali piuttosto che gli effetti visivi, e Columbus, che comunque non è l'ultimo degli stronzi, ha diretto film della nostra infanzia come Mamma perso l'aereo e Mamma ho riperso l'aereo, che non sono dei bei film in sé, ma non potremmo mai essere severi, dai. Aveva sceneggiato Gremlins, insomma, ha fatto un sacco di film per ragazzi molto belli, come regista, come sceneggiatore, e quindi ha voluto anche fare questo Harry Potter, ed era la persona migliore per farlo, e ha utilizzato tantissimi effetti speciali, tangibili. E nel secondo c'era il Platano Picchiatore, nel primo c'erano degli effetti digitali, per amor del cielo, il volto di Voldemort dietro la testa di Raptor in digitale, così come anche il momento in cui lui si sgretola. Il troll anche, però poi avevamo tanti momenti, tanti animatronics, tante cose interessanti, e anche la CGI di quelle creature, come anche di Fuffi, a mio modesto parere erano assolutamente ben fatti per l'epoca. Cioè, io guardandone anche adesso ho pensato, cavolo, però non era affatto male, devo dire. Quindi avevano cercato di utilizzare dove si poteva degli effetti speciali tangibili, e quando non si poteva gli effetti visivi, però comunque l'avevano sempre fatto in maniera molto consapevole. Poi a livello di storia magari non è il migliore, perché la Pietra Filosofale non è il migliore, ma come film è uno di quelli più riusciti, anche perché avevamo la colonna sonora di Williams, che era qualcosa di pazzesco. Veder prendere vita tutto quello che avevamo letto fino a quel momento era stata un'emozione incredibile. Io lo vidi al cinema e adesso ripensarci ho proprio i brividi, perché fu un'emozione incredibile per me. Ero poco più che un bambino e finalmente potevo vedere trasposta sul grande schermo uno dei libri che più mi avevano toccato in quel periodo. Ero rimasto assolutamente folgorato da Harry Potter, e per me fu un adattamento piuttosto buono. Sì, certo, magari non è invecchiato benissimo, fatto oggi l'avrebbero probabilmente fatto in maniera diversa, ma era differente. Era differente rispetto a quello che sarebbe stato dopo, anche perché la portata del fenomeno era ancora tutta da vedere. Sicuramente la Warner ci portava tanto, ma ancora non sapevano come sarebbe stato accolto. Già con il secondo erano cambiate alcune cose, e in quel senso a me non era dispiaciuto. E infatti in seconda posizione abbiamo proprio lui, Harry Potter e la Camera dei Segreti, sempre per la regia di Chris Columbus, un film molto più maturo del precedente. Anche la storia lo era, per l'amor del cielo, però Columbus aveva cercato di rendere il tutto un po' più oscuro, un po' più dark per quanto possibile. C'era la storia del basilisco, che peraltro era stato
reso benissimo. Il platano picchiatore era per l'appunto un animatronic ed era fatto molto bene. C'era Aragog, che a mio modesto parere è stato messo in scena in maniera perfetta, di fatto era una citazione a Shelob, del Signore degli Anelli, e poi anche tutta la parte con Voldemort alla fine, con Tom Riddle, con l'ombra di Tom Riddle, che poi si scopre che era un Horcrux, la parte con il basilisco, con Fanny la Fenice, poi c'era Kenneth Branagh che interpretava Gilderoy Lockhart, e secondo me Branagh è perfetto per quel ruolo, è stato bravissimo, davvero, lui, attore shakespeariano, che si mette a fare il ruolo di questo mago fanfarone, un po' scemo, e ti fa capire anche il grande istrionismo di quest'attore, che ti riesce a interpretare un ruolo shakespeariano in maniera ineccepibile e poi ti interpreta Gilderoy Lockhart in maniera altrettanto ineccepibile. Ho apprezzato molto il film, ho apprezzato la regia, perché che se ne dica, la regia del primo e del secondo film sono veramente tanta roba, e come film d'avventura per ragazzi, fantasy anche, erano veramente ottimi. Il problema è che esattamente come il regista aveva iniziato a cambiare dal terzo libro, così è cambiato anche quello dei film, e dal terzo abbiamo visto qualcosa di completamente diverso. I primi due sono proprio film per ragazzini, ma va bene così, perché io lo vidi all'epoca quando avevo l'età che mi faceva essere in target, e anche adesso, se riguardo la Camera dei Segreti, penso, cazzo, questo è veramente uno dei più belli. Cioè, per quanto mi riguarda, aveva una messa in scena, ma anche una fotografia, una regia che lo rendevano superiore agli altri. Si vedeva che c'era tanto cuore. In quelli dopo, più che il cuore, diciamo, da Yezi in poi, più che il cuore, avevo visto la voglia di portare il franchise a raggiungere sempre più persone, ad incassare sempre di più. Nei primi, ma anche quello di Cuarón in realtà, avevo visto più cuore. Ma il cuore che c'è nei primi due Columbus lo abbiamo ritrovato raramente più avanti, ma in realtà, ovviamente, ce n'è uno che mi è piaciuto maggiormente rispetto agli altri. E infatti, alla posizione numero uno, troviamo il film di Mike Newell, Harry Potter e il Calice di Fuoco. Allora, perché è il mio preferito? Mi è piaciuta molto la messa in scena. Newell comunque è regista di Quattro Matrimoni e un Funerale e, ahimè, anche di Prince of Persia. Secondo me si è comportato molto bene da un punto di vista registico, e ha trasposto in maniera perfetta quella che era la mia scena preferita del quarto romanzo, ovvero la rinascita di Voldemort. Ralph Fiennes era fottutamente, dannatamente, mostruosamente perfetto. Era lui, era Voldemort. Era Voldemort, cazzo! Perché poi, sì, io prima non mi ero soffermato su questo, ma ad esempio nel settimo Voldemort era diventato un pirla. Era scemo, rideva. Non ho capito il perché, quello mi aveva dato proprio fastidio. Però nel quarto no, nel quarto era veramente spaventoso. Ed era comunque sopra le righe. Io passo da Carla! E lui, Harry si metteva a urlare e lui faceva... E comunque era inquietantissimo, era davvero inquietante, e il film comunque racconta, ha una delle sottotrame più belle, secondo me, che si vede in Harry Potter, che è quella del Torneo tra Maghi, con la cosa di Diggory che muore, cioè era il film in cui per la prima volta morivano di Harry Potter veramente parecchi personaggi importanti, cazzo, ti muore Cedric Diggory, c'è la questione di Barty Crouch, che viene ammazzato dal figlio, che peraltro è David Tennant, Barty Crouch Jr. Il film le rendeva bene queste cose, l'atmosfera era molto scura, molto tenebrosa, così come doveva essere effettivamente, e quindi insomma c'erano dei momenti effettivamente ansiogeni, ed erano riusciti a renderlo molto bene. La scena, la parte del labirinto alla fine, secondo me non era male, la questione del ballo del ceppo, la questione delle altre scuole, le aveva rese benissimo le altre scuole, Madame Maxim, Karkaroff, erano riusciti a dargli un senso, non era semplice, secondo me era uno dei libri più difficili da trasporre, della saga di Harry Potter, perché cazzo, tutta la parte del Torneo tra Maghi, anche proprio il fatto che rinascesse Voldemort, lì non la potevi sbagliare, lì dovevi farla veramente alla perfezione, dovevi pensare molto bene anche al character design del personaggio, come trasporlo in sala. Il Voldemort che vediamo nei film, io non me l'ero immaginato così nei libri, ma va bene,
va bene, è perfetto, è diventato iconico, niente da dire. Per cui da quel punto di vista hanno secondo me fatto un lavoro eccezionale ed è per questo che è il mio preferito, perché esattamente come per i romanzi il quarto è il mio preferito, sono rimasto, pur con tutti i tagli del caso, talmente soddisfatto dalla trasposizione del quarto film che è il mio preferito esattamente come nei libri, anche se ad esempio potevano mettere Dobby, potevano mettere il Crepa, ma capisco che alcune cose vadano tagliate. E poi anche da un punto di vista registico aveva l'identità di Newell, che era famoso più che altro per la commedia Quattro matrimoni e un funerale, però ci ha messo nel suo, si vedeva che c'era lui dietro, e secondo me è riuscito a fare un ottimo lavoro. C'erano tante scene che del quarto mi sono piaciute, le varie prove sono state estremamente interessanti, e tutta la questione del labirinto, dei draghi, era effettivamente niente male. Quindi il quarto film, Harry Potter e il Calice di Fuoco, non è male, anche se ad esempio ci sono delle cosine come Silente che va in panico quando vede il nome di Harry nel calice, si mette a correre tutto impanicato. Silente non lo fa mai, Silente non va mai nel panico, Silente sa sempre quello che deve fare, e infatti quella cosa non piacque molto ai fan, però secondo me nell'ottica del film poteva anche starci, perché non è che ha inficiato poi così tanto il personaggio. Quindi senza un medio dubbio in prima posizione deve esserci questo. E finisce così la classifica circa i film di Harry Potter, dal peggiore al migliore. Facciamo un conto di cosa ne pensate e ditemi la vostra classifica, e se volete, ne avete da consigliarmene, consigliatemi una classifica per un eventuale nuovo video delle prossime settimane. Io vi abbraccio, penso tanto ma tanto ma tanto bene, e noi ci vediamo al prossimo Movie Blog.